Il 3 dicembre siamo venuti a fare una visita ispettiva in questa scuola perché abbiamo visto un rallentamento in una procedura che parte dal 2016. Con il terremoto del 2016 l'ala ovest dell'istituto Spaventa, di questo bel palazzo al centro di Città Sant'Angelo, è inutilizzabile. Sono inutilizzabili le aule, ma sono inutilizzabili anche i laboratori, e questo con grande sacrificio degli studenti, dei professori, anche dei genitori, che sono costretti, diciamo, a studiare su più circoli, su più zone, forse 4 credo. Oggi siamo qui invece perché, dopo le rassicurazioni, dopo che la sovrintendenza ha risposto positivamente al progetto della provincia, notiamo un ulteriore rallentamento. In realtà il consigliere Gianni Chiacchia, consigliere provinciale, aveva presentato una interpellanza in consiglio provinciale, e all'interpellanza la provincia aveva risposto che i lavori sarebbero iniziati ipoteticamente la prima decade di marzo 2022. Siamo ad aprile e i lavori non li vediamo. Siccome abbiamo assistito a un rallentamento di 4 anni da quando la giunta provinciale di centrosinistra guida Antonio Di Marco, presente Franco Galli, e del sindaco Gabriele Florindi si erano riusciti a procurare i fondi necessari per questi lavori, fino ad oggi non vorremmo che ancora una volta il lassismo la faccia da padrone. Siamo qui oggi non con una funzione di critica, ma con una funzione di stimolo nei confronti dell'amministrazione provinciale, perché la scuola è importante per gli studenti, i professori e le famiglie degli studenti, ma è importante soprattutto per il centro storico di Città Sant'Angelo, come ha testimoniato anche l'Associazione Italia Nostra, che oggi è stata con noi.